Un flash mob per dare voce al malcontento dei cittadini contro le acque delle nostre coste. È il costume Riposa in Pace ideato dall'associazione Factory, che ha visto i cittadini porre in piazza un costume fino a formare una croce. Tutto da rifare per il Piano Giovani Sicilia, ha pubblicato un nuovo bando rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni per candidarsi ai vari stage. Si partirà il 22 settembre. Al Lido dei Ciclopi presentato il libro di Nino Milazzo, L'uomo dei tramonti che amava la letteratura, protagonista Federico che rispecchia in parte l'autore. Cannizzaro accoglie per le vie del paese la Madonna Immacolata Concezione, tra le manifestazioni esterne il secondo evento del pane condito. Nonostante qualche intoppo burocratico si è svolta la Bagnaculo Baracche, una tradizione che va avanti da 37 anni. Un cordiale saluto e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale, un'iniziativa che ha suscitato diverse opinioni ma anche buona partecipazione di cittadini in quella del costume Riposa in Pace. Il flash mob ideato dall'associazione culturale Factory ha voluto dare voce alle continue lamentele sulla sporcizia delle acque delle nostre coste, precisando che con tale gesto non si è voluto attaccare l'amministrazione comunale. Immediata la risposta di questa con l'intervento all'assessore all'ecologia Salvo Danubio. Il servizio. Per qualcuno è sembrato trovarsi in una fiction, complice un matrimonio sul castello e la presenza di troppe telecamere. Qualcun altro passando storceva il naso. Tuttavia il flash mob che venerdì 22 si è tenuto in piazza Castello non è passato inosservato. Ideato dall'associazione culturale Factory, nella fattispecie dai suoi fondatori Ninni Maugeri e Maria Elena Carlisi, il costume Riposa in Pace, come è stato chiamato, ha voluto dare voce ai continui lamenti che quotidianamente vengono letti nei vari gruppi nati su Facebook, dove buona parte di questi puntano sulla sporcizia e torbidità delle acque delle nostre coste. Un fenomeno che si è andato ad accentuare in questa stagione estiva, visto che la presenza di acque sporche costituite da schiuma, bollicine e rifiuti in plastica in determinate ore della giornata si protrae da diversi anni. La manifestazione ha voluto essere una forma d'arte interattiva, rispettando lo stile con cui è nata 3 anni fa l'associazione, rendendo protagonisti i cittadini liberi di partecipare. Proprio questi, infatti, in fila al fischio d'inizio, hanno posato a terra il simbolo della stagione balneare, il costume. Uomini, donne, bambini, ragazzi, giovani e non, come in una processione, fino a formare una croce, come per celebrare una veglia funebre del mare. Gli ideatori volevano allo stesso tempo lanciare un messaggio, non un attacco, hanno precisato, all'attuale amministrazione comunale, affinché non distolga l'attenzione su un problema che si dilaga da troppi anni. L'idea nasce leggendo i numerosi post che ci sono su Facebook che riguardano i gruppi locali 10 Castello. Questi post parlano di malcontento generale della gente e che hanno come protagonista il nostro mare. Mare che è sempre più sporco, sempre più inquinato, un mare che mai come quest'anno ha avuto la presenza di alghe, depuratori inesistenti e tante altre situazioni sgradevoli, soprattutto per noi bagnanti e per i turisti e per chi usufruisce di questo mare. Stanco anche di questi numerosi post che rimangono lì fermi sul Facebook, io e la mia compagna abbiamo organizzato questa veglia funebre. CRIP è un acronimo di Costume Riposa in Pace. Non è un attacco il nostro all'amministrazione di ora, perché è un problema che esiste da più di 30 anni, ma l'unica cosa che si è sempre notata è la lentezza burocratica e, come dire, questo senso di ormai di sconfitta di questo problema, che è del depuratore, del sistema fognario del comune di Cicastello. Qui non voglio entrare né sul tecnico né spiegare come si potrebbe fare, quali sono le colpe. Il nostro intento è quello proprio di creare un flash mob artistico, una sorta di
di risveglio della cittadinanza e di creare una partecipazione attiva all'evento. Quindi risveglio, e proprio per questo avete scelto il simbolo della croce. Sì, e scherzando abbiamo detto che se il mare sarà pulito faremo una risurrezione. Parte di consiglieri insieme all'assessore all'ecologia Salvo Danubio, spinti dalla curiosità, erano presenti, cercando di rispondere alle lamentele dei cittadini, illustrando loro la situazione relativa ai lavori del collettore di salvaguardia. Lo scorso 20 agosto, infatti, il sindaco Drago ha inviato una lettera al responsabile unico del procedimento, Salvo Puccio, per avere notizie riguardanti l'appalto dei lavori di quest'opera. Risposta arrivata il giorno dopo da parte del responsabile, specificando in una nota che, nonostante la gara sia stata definitivamente aggiudicata il 30 maggio scorso, i ricorsi al TAR del Lazio hanno attualmente bloccato tutto, per cui si dovrà attendere il 24 settembre, quando sarà emessa la sentenza. Beh, innanzitutto noi abbiamo partecipato come amministrazione in maniera ufficiale, anche con qualche consigliere comunale che è presente. È chiaro che questo serve anche a tenere alta l'attenzione per quanto riguarda i lavori del collettore, e proprio di qualche giorno fa la nota proprio che ci ha inviato la Regione sul l'attenzione prestata al nostro sindaco Filippo Drago, che ha chiesto notizie sulla gara, e proprio su una nota inviata proprio il 21 di agosto la Regione ci comunica tutto il procedimento della gara che già è stato espletato, e purtroppo c'è un, come noi pensavamo, si immaginava, un ricorso pendente al TAR Lazio, e che, visto chiaramente l'urgenza della problematica, il ricorso è stato fissato per, diciamo, il 24 di settembre. Quindi chiaramente l'attenzione è massima anche attraverso queste iniziative, cui l'amministrazione non può fare che chiaramente aderire e sostenere, perché chiaramente noi una delle problematiche che questa amministrazione sin dall'inizio ha portato avanti è quella di sollecitare l'espletamento della gara, che, ripeto, già è stata effettuata. Parliamo del piano giovani. Dopo la grande delusione da parte di diversi giovani che sono stati impossibilitati nell'accesso al portale, rinunciando alla candidatura per lo stage più ambito, è stato pubblicato un nuovo bando relativo al piano giovani Sicilia per l'attivazione di tirocini retribuiti per disoccupati, stanziati oltre 70 milioni di euro per finanziare stage rivolti a ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti nella regione siciliana. Candidature a partire dal 22 settembre, come ci spiega Erika Calcagno. A quanto pare ci sono ancora spiragli di luce per quel che riguarda il discusso Piano Giovani Sicilia. Ricordiamo che il piano consisteva in uno stanziamento di circa 20 milioni di euro per finanziare il programma di tirocini finalizzato a rafforzare le opportunità di transizione scuola-lavoro, disoccupazione-lavoro, inattività-lavoro a favore dei giovani non impegnati in percorsi di studio, lavoro e formazione, e a combattere la disoccupazione giovanile. Il progetto Giovani in Sicilia prevede infatti la realizzazione di percorsi di formazione e lavoro di una durata di 6 mesi e con retribuzione pari a 500 euro mensili, finalizzati all'inserimento dei tirocinanti presso le aziende ospitanti, con finanziamenti fino a 6.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato per quest'ultime. Ma bisogna vedere se le novità che sono state annunciate in questi giorni prometteranno davvero una svolta positiva per i giovani aspiranti dopo il flop delle candidature precedenti a causa dei server troppo intasati. Quello di cui per ora si ha conoscenza è che è stato pubblicato un nuovo bando Giovani in Sicilia relativo al progetto finanziato dalla Regione Siciliana per l'attivazione di ben 2.000 stage retribuiti rivolti a disoccupati residenti sul territorio regionale. La Regione Sicilia ha pubblicato recentemente le nuove linee guida per la realizzazione degli interventi programmati nell'ambito del Piano Giovani Siciliani, a cui fa riferimento il bando Giovani in Sicilia, con un apposito provvedimento della dirigente generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento e dei Servizi e delle Attività Formative, Anna Rosa Corsello, del 18 agosto 2014.
Ma quali sono le nuove modalità di partecipazione al bando? Sia i giovani siciliani che i soggetti ospitanti che già hanno effettuato la registrazione sul portale precedentemente predisposto per la raccolta delle candidature pianogiovanisicilia.com non sono tenuti ad ulteriori adempimenti in quanto le informazioni inserite saranno automaticamente acquisite. Mentre per quanto riguarda coloro che non si sono proposti in precedenza, invece potranno compilare l'apposita procedura online predisposta ex novo sul sistema informativo SILAB Sicilia o potranno candidarsi presentandosi presso un qualunque dei centri per l'impiego siciliani a partire dal 22 settembre 2014 secondo le modalità indicate nell'avviso. Per chi volesse quindi andare a vedere il nuovo bando e le nuove modalità sul piano giovani può andare a visitare la pagina del sito regione.sicilia.it. Voltiamo pagina e parliamo della mostra su Sant'Agata tra immagini e storia, location nel quale è stata accolta la storia agatina Il Maniero Normanno, servizio di Flavia Gurgone. Dal 13 sino al 17 agosto il Castello Normanno ha accolto tra le sue mura la mostra di pittura dedicata a Sant'Agata. Sì, perché la santa non fa parte solo del culto della città di Catania, ma la sua santità viene riconosciuta anche in buona parte della Sicilia, Palermo compresa. I maestri Franco Leone e Giuseppe Cifalà dell'associazione Agata by Italia raccontano con i loro quadri la storia della santa. La piccola Agata nacque nell'anno 235 da una nobile famiglia siciliana. Consacratasi a Dio molto giovane, venne costretta senza successo a ripudiare la sua fede per conto del proconsule Quinziano, il quale era deciso a far rispettare l'editto dell'imperatore Decio che chiedeva a tutti i cristiani di abiurare pubblicamente il loro credo. Il proconsule si innamorò della giovane Agata che non ricambiò il suo amore e pertanto venne costretta dallo stesso alla custodia rieducativa della cortigiana Afrodisia e delle sue figlie, dedita al culto di Venere e pertanto all'osservanza della prostituzione sacra. Rivelatosi inutile il tentativo di corromperne i principi morali, Quinziano diede avvio ad un processo e convocò Agata al Palazzo Pretorio, dove prima venne fustigata e sottoposta al violento strappo delle mammelle e dopo piegata al supplizio dei carboni ardenti. Le reliquie della santa furono trafugate a Costantinopoli nel 1040 dal generale bizantino Giorgio Magnace e nel 1126 due soldati dello stesso esercito di nome Gilberto e Goselmo le rapirono per consegnarle al vescovo di Catania Maurizio nel castello di Aci, odierna Cicastello. Ed è proprio qui, tra le mura della roccaforte normanna, che i visitatori hanno potuto ammirare nei giorni scorsi alcune delle rappresentazioni più significative della storia gatina, comprendendone il legame con il castello, simbolo del paese, legame non più sciolto da allora. Siamo qui a rappresentare, diciamo, la memoria e ad rievocare le memorie di questa patrona. Siamo qui ad Aci Castello propriamente per ricordare la traslazione delle reliquie in onore alla nostra patrona Sant'Agata. Sono nato il 4 di febbraio dell'anno 1955, che al tempo, a quell'epoca, sul patto cesareo, e mia madre mi portò che mia madre era già andata via. Avevano decretato, diciamo, già la morte di mia madre, e mia madre, dopo un paio d'ore che Sant'Agata circolava verso l'ospedale Vittorio Emanuele, a quel tempo la nonna andò implorando a Sant'Agata, e mia madre dopo un paio d'ore si svegliò sempre che Sant'Agata, sempre che la sentì. Ho fatto questo quadro che mi era stato ordinato dalle persone, dai portatori anche della stessa Candelora, e mi ordinarono questo quadro, il quale io lo feci perché lo dovevano donare al caporale, perché era il suo 50° anniversario della Candelora dei Panettieri, il quale poi la giunta comunale Scapagnini lo volle donare nel 2002 al caporale della Candelora, zio Dano Acidiacono, che è il papà di Michele Acidiacono. Il mio stile è un verismo compositivo rappresentando il barocco. Io rappresento anche Sant'Agata assieme al barocco, che si può dire che per qualche cento anni di differenza che Sant'Agata entra nello stile barocco siciliano, che è a livello mondiale il nostro barocco siciliano, anzi è un dado barocco che si allega a Noto e anche altre città, Ragusa, e io mi sono ispirato con questo movimento di creare quell'atmosfera che il passato era bellissimo, la ragazza con l'ombrello che passeggia,
le carrozze dell'epoca, quei personaggi romantici d'un tempo. L'uomo dai tramonti che amava la letteratura, questo è il titolo del romanzo di Nino Milazzo presentato giovedì scorso nello scenario del Lido dei Ciclopi. A presentare e commentare alcuni brani del libro lo scrittore Alfio Caruso e l'attrice Egle Doria. I dettagli nel servizio di Marisa Battiato. Nino Milazzo, giornalista e presidente del Teatro Stabile di Catania, ha presentato giovedì 21 agosto la sua prima fatica come scrittore in uno degli scenari più straordinari della nostra costa, il Lido dei Ciclopi. Fortemente evocativo anche il titolo del romanzo, L'uomo dei tramonti che amava la politica, che si presenta come una profonda e lucida riflessione sulle esperienze e sulle delusioni politiche e private di un ex giornalista di successo. Un romanzo dunque dal sapore fortemente autobiografico che dà voce alle riflessioni di un uomo e di un professionista che, giunto al termine della carriera e fortemente consapevole della solitudine della vecchiaia e dell'imminenza della fine, ripercorre la sua intera vicenda umana e ne tira le somme. Il protagonista si rivede adolescente, marito, padre, ma sempre volgendo lo sguardo al contemporaneo evolversi del contesto in cui ha vissuto. Mafia e massoneria, politica e contesto sociale, tutti intrecciati via via che viaggiava da una città all'altra. L'estrema complessità del romanzo è subito emersa nel corso della serata, specialmente dal confronto avvenuto fra lo stesso autore, lo scrittore Alfio Caruso, e dalla presentazione di alcuni brani del libro, letti e reinterpretati dall'attrice Egle Doria. Un importante appuntamento letterario e culturale, insomma, che ha infatti visto una grande partecipazione e un attento ascolto. Federico è un vecchio giornalista che ha avuto tanto successo che a un certo punto smette la professione e riflette sulla vita, sulla politica, sul declino della nostra civiltà e su tante cose non sempre belle, non sempre gradevoli. C'è qualche traccia di autobiografia, lo confesso. I fatti non mi appartengono. L'autobiografia consiste più che altro nell'assimilazione del carattere, del profilo del personaggio. Ho voluto fare dal mio piccolo osservatorio il processo a un'epoca, non a Catania. Il lettore dovrebbe scoprire che Catania è una città dove molte cose vanno aggiustate e soprattutto dovrebbe prendere coscienza della crisi esistenziale di questa nostra civiltà. Spostiamoci a Cannizzaro, dove tra il 21 e il 23 agosto si è svolto il secondo evento del pane condito. Una serie di magnifiche serate hanno acceso via Napoli tra buon pane, spettacoli offerti dagli enti del territorio e partecipazioni illustri. Vediamo il servizio di Marianna Puglisi. È giunta alla sua seconda edizione l'evento del pane condito nella frazione di Cannizzaro, che si inserisce nel quadro dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona, da cui l'omonimo nome della parrocchia Immacolata Concezione. Come ogni anno il paese si ammanta del motto Viva Maria, con una via Firenze ricchissima di luce e di festoni vari, non potendo mancare accanto a un momento di raccoglimento religioso un momento più laico di riunione e divertimento per la cittadinanza, nello spiazzale della vecchia stazione. Così da giovedì 21 a sabato 23 agosto si è svolto l'evento culinario tra buon pane, musica, intrattenimento e un mercatino dell'artigianato locale, sagra organizzata dal Comitato per i festeggiamenti col patrocinio del Comune di Acicastello. La sagra ha avuto inizio tutte le sere alle 8 già con la prima sfornata e ha visto sul palchetto all'uopo allestito di fronte alla casetta della stazione gli spettacoli dell'associazione artistico-culturale UNASP Aurora, che si interessa di teatro, ballo e ricreazione varia sotto la direzione del presidente Filippo Marino, e la sera di sabato 23 ballo liscio e americano con Anthony Stanco. La manifestazione aperta dagli sbandieratori del gruppo Smile di Ficarazzi ha visto pure esibirsi la cantante Valentina Recupero e The Kingdom of Michael Jackson, As the Crossroad Danza Ballet di Rossella Russo, Gui Etna Country Style e Insieme per la scelta di Rosa Lovecchio e Giorgio Di Mauro. Ma la vera protagonista del cuore dei fedeli è la Madonnina, giunta al suo 60° anniversario per la venuta della statua, le cui celebrazioni si sono ufficialmente aperte giorno 1 agosto.
Il triduo di preparazione ha avuto inizio il 21 agosto, detto giornata dei bambini e dei giovani, con omaggi floreali dei piccoli alla Madonna. Il 22 agosto è la giornata della Madonna e della famiglia, nella quale è stato principalmente benedetto il nuovo fercolo ad opera di Michele Romeo, svelato il simulacro mariano e esposto fino alla fine dei festeggiamenti. Il 23 è stato soprannominato la giornata della comunità cristiana, con il toccante momento dell'unzione ai malati. L'ultimo giorno è domenica 24, detto appunto di festa, nel quale il simulacro della benedetta fra tutte le donne è posto in uscita trionfale, processione per le vie cittadine, che ha onorato la comunità parrocchiale. Dalle ore 20, come ogni anno, la consueta calata dell'angelo ha toccato le vie Sciarelli, Mollica e Rimini con un momento di preghiera all'altare allestito in via Napoli. La conclusione è arrivata con lo spettacolo pirotecnico e il rientro in chiesa tra sventolio di fazzoletti e il grido dell'inno «Viva Maria!». Encomio per lo sforzo economico di commercianti e imprenditori che hanno sovvenzionato i fuochi e per gli autori di addobbi e illuminazioni domestiche che hanno dato al paese quell'aria di festa che fa trasparire la devozione dei cannizzaroti. Da 37 anni il 15 agosto per i castellesi non è semplicemente il giorno di Ferragosto, ma anche il giorno di un immancabile appuntamento, la Bagnaculo Barracche. Una manifestazione che però stava rischiando di saltare quest'anno a causa di alcuni intoppi burocratici, come ci spiega Valerio Seitta. Dopo varie incertezze legate ad autorizzazioni, tasse governative e difficili condizioni climatiche, alla fine nel giorno di Ferragosto la tradizionale Bagnaculo Baracche si è svolta regalando come al solito tante emozioni e risate al pubblico presente. Ma è come quest'anno infatti la competizione ha rischiato di saltare a causa della comunicazione giunta dal demanio marittimo, che chiedeva agli organizzatori la rinuncia all'interdizione dell'area e allo specchio d'acqua richiesto, comunicando che nel caso in cui la capitaneria avesse ritenuto necessario interdire l'area, l'associazione sarebbe stata costretta al pagamento del canone minimo di 360 euro, una spesa che l'associazione, essendo no profit, non poteva ovviamente permettersi e per questo, dopo varie riunioni, si è deciso di posticipare il via della gara alle 19, ora in cui non è necessario pagare tale tassa. A mettere però ancora un ostacolo alla manifestazione ci pensavano il vento e le onde, che per tutta la giornata si erano imperversati forti in tutta la zona. Per fortuna, come per miracolo, nel tardo pomeriggio il vento si è calmato e si è dato così il via all'edizione numero 37 della Bagnaculo, in un percorso che ha visto come di consueto i partecipanti di tutte le età correre a piedi nudi tra gli scogli della Praga e nuotare ai piedi del castello. A vincere è stato il giovanissimo Andrea Leonardi, promessa della pallanuoto castellese e giocatore della polisportiva acese. Secondo posto per Diego Reforgiato, vincitore della scorsa edizione, mentre al terzo si è classificato Antonio Calanna da Legnano, che ha preceduto il castellesissimo Alfio Catalano. Quinto Alberto Bonaccorso, vincitore nel passato di più edizioni. Per le donne a vincere un po' a sorpresa, anche a causa delle tante assenze, è stata invece Marta Maugeri, di 12 anni, figlia del più noto Mauro, allenatore della nazionale femminile olandese di pallanuoto, che ha preceduto Maria Cristina Leotta ed Emanuela Di Grazia. Non sono mancati i record, come ad esempio la partecipazione di Salvatore Morelli, di 11 mesi, in braccio al papà maratoneta Andrea, e soprattutto i 17 minuti e 20 secondi di Giuseppe Garaffo, fatti tutti a dorso dopo un incidente che lo ha privato delle gambe. Tante piccole imprese, insomma, in una manifestazione che ha rischiato quest'anno di saltare, ma che alla fine, fra goliardia, scarpe nascoste tra i sassi e sano agonismo, ha fatto rivivere antiche abitudini che è bene non perdere. Serata dedicata allo spettacolo di musica, canto e ballo, quella che si è svolta sabato 23 in Piazza Castello con spettacolo Sotto le Stelle. Realizzato con il patrocinio del Comune di Ascicastello, è stato presentato da Agata Reale, seconda classificata della sesta edizione di Amici. A caratterizzare la serata sono state le varie sfilate di alta moda, le esibizioni dei ragazzi di The Voice, di Lascio una canzone, Io canto e altre esibizioni. Il 31 agosto si svolgerà la quarta edizione Trezzarte, il villaggio degli artisti, organizzato dal Centro Studi ACI Trezza in collaborazione con la cooperativa Exfonia. L'obiettivo della manifestazione è promuovere e sensibilizzare il pubblico ai temi dell'arte, dando l'opportunità ai giovani emergenti di poter mettere in risalto la loro creatività. E con questo chiudiamo il nostro telegiornale, che potrete rivedere nella sezione Archivio TG all'indirizzo www.tvac.it.
www.cicastello.it. Grazie per essere stati con noi, vi lascio ai nostri programmi.